touch my tra-la-la. Cosa serve? Ma mi compri l'uovo di Pasqua? Ah sì, c'è quello fondente, so che a te piace quello fondente. Sì, ma cosa vuoi trovare? Cioè nel senso, è appunto, tipo quello di Heidi, magari le uova dei My Little Pony. Cos'è sta roba? Mi piace la confezione, doppia sorpresa. Ma è della Lind, sì. Cosa, che sorprese vuoi che... Mi prendo quello dei My Little Pony, vaffanculo. Sì. Per questo? Sì. Ci siamo beccati la pioggia. No. Te l'avevo detto, tu che volevi andare in macchina, per forza. Pensare positivo. Eh certo. Se tu pensi positivo, le cose vanno come vuoi. No, non è vero. Non sei. No, non è vero, però... Questo lo mettiamo in frigo che se no si scioglie. Guarda. Ok. Hai fatto? Sì. Ok.
I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping. Raffreddare e a dopo ammaccata. 1 hour later. Later.
Chi vuole che lo apra? Yeah! Volete che lo apra? Yeah! Tra l'altro io quest'ovo l'ho preso perché erano tutti brutti, come avrete già visto dal video. Quindi, visto che dovevo prenderne uno brutto, ho detto va bene, prendo uno brutto sul serio. Quindi quello dei My Little Pony, chiaramente, perché dai, fan cagare. Chi è che si guarderebbe My Little Pony? Su. Ecco, una cosa che ho sempre odiato delle uova di Pasqua, o degli uovi, se preferite, è che non si aprono mai, porca di quella f***a. Le papere, i vani. Vuoi le forbici? No, sono rosa. Ma hai preso un uovo rosa? Sì, non vuol dire niente. Vabbè, senti, uso il taglierino. Ho trovato il puzzle. È una matriosca di plastica. Ma cosa?